questa terna. In verità si tratta di un duo molto interessante, composto dagli onorevoli Mino Martinazzoli e Rosa Russo Iervolino. Eccoli qua! Buonasera. Buonasera. Buonasera, onorevoli, come mai avete deciso in un momento così difficile per il nostro paese di presentarvi al nostro festival affrontando l'insindacabile giudizio della nostra giuria? Come mai? Io non temo il giudizio del popolo e nemmeno quello della storia, perché tutti possono sbagliare, meno io. Bene, e lei, onorevole Iervolino? Ci tengo a dichiarare subito che sono venuta qui in veste di cantante solo perché questa manifestazione canora è un'occasione di incontro per i giovani che si vogliono sfogare e che quindi sfuggono così alle tentazioni e a tutte quelle schifezze che questa società del genere ci propina, come il sesso, lo striptease, l'erotismo, per non parlare poi di Lupalberto. Lupalberto è uno schifo! Bene, e con quale canzone vi presentate? Zitto, non lo dire! Ma perché non lo deve dire, scusa? Perché il titolo è quasi pornografico! Bene, signore e signori, il duo Martinazzoli-Iervolino in un celebre successo sanremese. Musica! Salomonico, oserei dire. Prego, accomodatevi e andiamo, la sorregga, grazie.